quarto al settimo posto in classifica prima dell'incontro dell'Atalanta con l'Udinese. Che cosa dire? Il Milan che a livello di tiri in porta non ha certamente passato una serata fortunata, le belle parate di Sirigu nel primo tempo, soprattutto sul tiro di Suso, poi nel secondo tempo la traversa prima del 2-0 del Torino e poi ancora un'altra grande parata di Sirigu su Bakayoko. Ma questo è quello che voi non volete sentire. Volete sentire dire che è un disastro, che va cambiato Gattuso, che va cambiato tutto. In effetti, visti i risultati e la retrocessione al settimo posto dal quarto, è chiaro che andare a esaminare con freddezza, con lucidità, diventa un'impresa piuttosto complicata. Il Milan che sulla falsariga delle ultime partite, soprattutto sul piano tecnico, indipendentemente dai tiri in porta, delude, difficilmente si vede una triangolazione, un passaggio pulito, certi giocatori sono veramente irriconoscibili. Andrea Conti non è questo, Suso non può essere questo, Çalhanoğlu non può essere questo, ma sono questi da tanto tempo. Ci provano, ci ha provato un po' Cutrone, ci ha provato un po' qualche tentativo anche Paquetà, soprattutto nel primo tempo. Al pubblico non è piaciuto la sua esclusione nel secondo. Milan che subisce il gol con un rigore molto dubbio per una mano di Chiesa sulla schiena, un giocatore che poi è volato, subisce il secondo gol con un tiro in croce dei palle di Berenguer, poi viene l'espulsione di Romagnoli che era già stato ammonito e poi viene espulso con l'espulsione di Donnarumma. L'arbitro guida è stato severo con Romagnoli e subito sul rigore. Che mi dicono? Io non ho visto in questo momento da Torino e per lei, quindi non so dirvi se il rigore ci fosse o no, perché ero dalla parte opposta. Milan comunque continua a non vince mai, pareggia con Parma e Udinese, il resto sono sconfitte salvo per il momento con la Lazio. Adesso procede al settimo posto. Cosa farà la società? In questo momento sono qui a Torino, non posso sapere cosa succederà dopo negli spogliatoi. Ci saranno decisioni clamorose per quello che riguarda Gattuso. Può anche essere, prendiamocela pure con Gattuso, ma i giocatori che vanno in campo mi sembrano veramente in totale stato di confusione. Non so se con l'arrivo di un altro allenatore si trasformino in una squadra che orchestra bene. Non è servito la traversa di Bakayoko, non è servito la bella parata, ma nell'insieme rimane una squadra che è troppo lontano tecnicamente dal Milan che tutti noi conosciamo, dalla Milan. La Milan vuol dire classe, vuol dire stile, vuol dire eleganza. Non c'è nulla più di tutto questo. Il pubblico ha fischiato alla fine i giocatori, tutti tanti qua in curva, ma il Milan perde ancora una volta, ha vinto una partita nelle ultime 7, 2 pareggi e poi tante sconfitte, rovinando tutto quel bello che aveva fatto. I motivi lo esamineremo con grande attenzione, come anche i